La verità è che non è che siamo una grande folla, però nel mondo sì, ancora è una grande folla che segue il Signore. E anche noi siamo venuti qui, probabilmente come queste persone, questi 5.000 uomini, quindi probabilmente 10.000, 15.000 persone anche di più, considerando le donne, i bambini, i figli, eccetera. Perché avevano visto i segni che compiva sugli infermi. E questo non è molto diverso da qualunque altra religione. Normalmente il moto, il primo moto che ci porta a seguire il Signore, è perché abbiamo visto che qualcuno accanto a noi è stato guarito, curato da qualche infermità, da qualche malattia, fisica o spirituale, morale. Ed è questo che ci porta qui, perché abbiamo bisogno di essere curati, perché o abbiamo la certezza di essere malati, perché qualcosa è palese, evidente nella nostra vita che non va, nel matrimonio, con i figli, sul lavoro, oppure perché intuiamo che c'è qualcosa che non va. E forse questa malattia si chiama insoddisfazione, frustrazione. Comunque questo è il motivo per cui questa folla segue il Signore. E la prima grande notizia di oggi è che non è descritta la qualità delle persone che compongono questa folla. Probabilmente c'era di tutto, come qui oggi c'è di tutto, come tutte le persone che si avvicinano al Signore: bianchi, neri, fascisti, comunisti, giovani, vecchi, ricchi, poveri, istruiti, non istruiti, nevrotici, pazzi, pignoli, gente molto educata, gente ineducata, di tutto. Non c'è scritto nulla, non c'è nessuna definizione di queste persone. Ed è il Signore che si preoccupa di loro. Ed è il Signore che guarda oggi il tuo cuore e il mio cuore, perché vuole fare qualcosa di molto più grande di quello che tu ed io ci aspettiamo che Lui possa fare per noi, come è sempre stato nella storia della salvezza. Da Abramo, che voleva un figlio, e Dio gli ha dato una generazione, una discendenza innumerevole. Noi siamo sua discendenza, qualcosa di infinitamente più grande, che supera completamente le aspettative, perché tu ed io oggi siamo qua pensando, intuendo, o forse con una certezza circa quello di cui abbiamo bisogno. E invece non è vero. Tu pensi di avere bisogno che sia curato il tuo matrimonio, che sia curato quella relazione, che sia curata quella malattia, e non è questo. Quello è solo un sintomo di qualcosa di molto più profondo, dove il Signore oggi vuole arrivare. Perché quello che a te manca e quello che a me manca è esattamente questa sovrabbondanza di vita. Oggi poi in questo momento storico è così evidente come quello che mi interessa è stare bene, non avere problemi, non avere rischio, non rischiare. Questo, no, che viene in fondo costantemente insinuato attraverso i media, attraverso le notizie, eccetera, che si può raggiungere un rischio zero, un contagio zero, quello che sia. Cosa impossibile per tutte le malattie, per qualsiasi situazione della nostra vita. Chiunque si sposa, immagino io, con speranze indissolubilità, di essere capito, di essere amato, di poter amare, e poi risulta che tutto il matrimonio normalmente al 99%, 100%, è diverso da quello che tu hai sperato, di quello che tu hai programmato, di quello che tu hai pensato. Ma così è stato per me, sconvolgendo completamente i miei piani e le mie certezze, le mie sicurezze, anche spirituali. Perché il problema è uno solo per l'uomo: non è non rischiare, non è non avere precarietà, perché siamo nati nella precarietà e moriremo nella precarietà fisica e spirituale fino alla fine. Tu non sai quello che accadrà tra un secondo, per quanto puoi programmare o pensare. Il problema è uno solo: che tu ed io siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, quindi capaci di accogliere una vita sovrabbondante, che non butta nulla. Dice, nulla vada perduto, che non un istante della tua vita, non un istante, non una parola, non uno sguardo, non un incontro, non una lavatrice, non una partita da guardare in televisione, nulla vada perduto. Cioè che tutto sia vissuto dentro una sovrabbondanza di vita, cioè di amore, la vita di Cristo. La vita sovrabbondante che fa stare le persone dove umanamente non si può stare. E questa è la notizia grande di questa parola. Dietro, anche alla prima lettura, e poi al dialogo che c'è prima tra Gesù e Filippo, e poi
con la domanda di Andrea, no? Cioè, che cos'è questo? Cinque pani e due pesci, figurati, con tutta questa gente, non è nulla, neanche un pezzettino, neanche un briciolo, neanche una briciola, neanche un frammento può arrivare a tutti. C'è la domanda di Maria davanti all'annuncio dell'angelo, questa sproporzione tra la propria inadeguatezza e la vita, la sua vocazione a essere madre di Dio. No, ma come? Io non conosco uomo, sono solamente promessa sposa, non ho avuto nessuna relazione, né è in programma, siamo ancora nel momento del fidanzamento. Che mi stai dicendo? Come può succedere questo? E quello dice, servo, Eliseo, ma non è niente, come posso dare da mangiare a 100 persone se abbiamo questo? È lo stesso, no? La stessa domanda che tu ti fai e che è quella più profonda che tutti portiamo dentro e che genera in noi la scontentezza, che genera in noi la frustrazione e che il demonio usa per farci separare da Dio. Perché mi hai messo in questa situazione? Perché mi hai messo in questo matrimonio, con questo marito, con questa moglie, con questi figli? Perché in questo lavoro? Perché con questa malattia? Non posso. Siamo nati per amare, per dare la nostra vita e sbattiamo costantemente contro la nostra incapacità di amare veramente, di perdonare, perché qualcosa dentro di noi ci dice che la felicità è perdonare l'imperdonabile. È quello che appare nel discorso della montagna, che è il cuore del Vangelo. Amare il nemico, amare quello che ti ruba i soldi, amare il fratello che si vuole prendere anche quella parte di casa che ti spetta in eredità da tuo padre e da tua madre. Lasciare che l'ingiustizia arrivi a te. Amare, prendere su di te il peccato dell'altro. Lo sai, perché quando non lo fai, quando lotti per farti giustizia, quando ottieni giustizia, non sei felice, perché quella ferita con quel tuo fratello rimane, lo hai portato in tribunale, hai vinto. Ma tu pensi che c'è una persona che è divorziata, che veramente si è ricostruita una vita come dice? Non ce n'è una, ma non perché siano cattivi, ma perché rimane lì una ferita. Tu puoi anche aver vinto, puoi anche andare a mangiare, puoi fare la famiglia aperta, com'è che questa che fai a fare le vacanze pure insieme, bellissimo, noi ci vogliamo bene, siamo rimasti molto amici, eccetera. Ma c'è lì un crepaccio, e solo perché non lo vedi, perché non vuoi vederlo, perché lo tappi, una frustrazione, un fallimento, non sei felice, ti manca. Mentre invece, se hai questa sovrabbondanza di vita, se hai vita e vita eterna, cioè che non si esaurisce, se hai questo nutrimento che è il pane, che è quello che adesso riceveremo, che è la vita stessa di Cristo, perché noi adesso riceveremo il corpo di Cristo, ma quel corpo di Cristo è la vita di Cristo che è passata attraverso la morte, che è entrata dentro tutte le barriere, ha sbattuto contro le barriere e ha aperto un varco. Quella carne che adesso noi mangeremo, quel pane, è la vita di Cristo moltiplicata oltre la morte, per cui tu puoi ricevere questa vita e amare quello che non amavi, perdonare quello che non potevi perdonare, assumere il grigiore, la routine, la frustrazione sul lavoro, aiutare tuo figlio laddove tu non faresti mai, perché hai quei schemi, perché vuoi che tuo figlio, eccetera. Entrare in quella malattia, stare oggi in questa precarietà totale del lavoro, della salute, di tutto, che non sai quello che ti dicono, che non sai, senza dividerti da nessuno, amando giorno per giorno, perché tu hai Cristo. Non ci possono essere 100 pandemie, la tua vita non cambia di una virgola. E questo vale per una persona di 80 anni come per un ragazzo di 15. Hai Cristo? Qual è il problema? Che non usciamo? Che qualcuno sta imponendo? Certamente è una cosa ingiusta, orribile, ma se hai Cristo dentro, leggete il cardinale Bantuan, che è stato anni dentro un carcere. O Cristo vale soltanto per una persona che ormai ha fatto la vita e quindi, vabbè, ne può bastare Cristo? No! C'è un giovane che qui ha 5 pani e 2 pesci. Un giovane oggi può vivere e approfittare di questa situazione terribile, angosciante, di ingiustizia, per cui non può andare a scuola, per cui deve passare per tante cose, per tante nevrosi. Non puoi fare nulla. Che cos'è questo che io ho di fronte a questa sproporzione, di fronte a questa valanga, di fronte a questa angoscia che mi preme? Niente, non ce la fai. Dagliela a Cristo. Dagli a Cristo la tua vita. Dagli a Cristo oggi la tua vita. Forse non tornerà mai più un tempo come questo. Forse non tornerà più questa croce che il Signore, non so per quale motivo, ha messo nella tua e nella mia vita. Dice la frase fondamentale di questa parola. Era vicina la Pasqua. Tu sei venuto in questa Eucaristia perché è vicina la Pasqua alla tua vita. La Pasqua è il cristianesimo. La Pasqua è il cristianesimo. Tutto il resto sono frutti della Pasqua.
tutto, la liturgia, la vita morale, è tutto frutto della Pasqua. Senza Pasqua è tutta ipocrisia. Possiamo fare 100 messe, ma se rimango in Egitto, o come il popolo di Israele, esco ma porto nel mio cuore l'Egitto, cioè l'idolatria, non serve a nulla. Ma oggi il Signore dice: vuoi fare Pasqua con me? Allora, la croce, la sofferenza, l'angustia, quello che oggi ti fa vedere che non hai forza, che non ce la fai, che non c'hai speranza, che non c'hai una prospettiva, quello che oggi stiamo vivendo, che è una parola di Dio quello che stiamo vivendo, come una guerra, come una malattia, come un problema in famiglia, sono tutte parole con le quali Dio dialoga con te. Allora, qual è la risposta di fronte a quello che stiamo vivendo oggi? Non è una risposta politica, non è una risposta ideologica, non è una risposta nemmeno di quello che io penso sia giusto, non è quello. Dio mi sta dicendo un'altra cosa. Che cosa? Vieni da me, dammi la tua vita, dammela, perché io moltiplico, come tu neanche puoi pensare. E quello che oggi è una croce per te, questa malattia che ti obbliga a letto, questa malattia che è la tua vecchiaia, per cui non sei più autonomo, darà dei frutti che tu neanche ti puoi immaginare nei tuoi figli, nei tuoi nipoti. Una vita sovrabbondante, una vita piena, una vita felice, in qualunque circostanza. Che non significa che non soffri, che non significa che non hai angoscia, che non ti vengono le nevrosi, non significa niente tutto quello. La folla rimane folla. Io sono diventato prete e sono rimasto quello che sono, un poveraccio con le mie nevrosi, con i miei difetti, con le mie paure, le mie ansie, le mie gioie. Ero dalla Lazio prima, sono dalla Lazio dopo, non è che sono diventato prete, non mi importa più. Cioè, ognuno è quello che è, ma con dentro una vita sovrabbondante. Furono saziati e sovrabbondò e abbondò e avanzò. E quell'avanzo è l'evangelizzazione, è l'annuncio, è l'amore che tu puoi spargere nella vita, la tua felicità, il tuo compimento. Nessuno potrà mai toglierci la possibilità di amare, solo il demonio. Non un carcere, non un cancro terminale, non un ictus, non una moglie che mi abbandona con 4 figli. Nulla mi potrà separare dall'amore di Cristo, nulla. Anzi, più i chiodi vanno dentro la carne e più sono unito a Cristo. E dice: sono crocifisso con Lui, non vivo più io, ma vive Lui in me. Questa è la vita, questa è la chiamata, la vocazione per tutti noi, non la coraggio. Accogliamo adesso Cristo, riceveremo il corpo suo benedetto. Amen, amen, è vero. Voglio la tua vita, Signore, io non so niente. Seduto lì sull'erba, come una pecora che può pascolare, può trovare pascolo, essere saziata. Lascia che il Signore prenda la tua vita completamente. Abbandonati, abbandona la tua mente, abbandona i tuoi progetti, abbandona anche i tuoi ragionamenti meravigliosi, stupendi, crocifiggili. Lascia che Cristo prenda possesso di ogni cellula della tua persona. Che Lui pensi dentro di te, che Lui guardi dentro di te, che Lui parli dentro di te, che Lui sia zitto dentro di te, che Lui ami dentro di te. E questa sarà la tua felicità, sarà l'anticipo del cielo, perché il cielo è quello, eh? Il nostro destino eterno è amare e essere amati eternamente. E se sei un ragazzo di 14, 15 anni, 16, beato te che oggi puoi ricevere Cristo e essere una sola cosa con Lui, perché non c'è niente che possa essere paragonabile a Lui. Allora anche le cose più banali, anche le cose più semplici diventeranno meravigliose, saranno scritte nel cielo, perché dentro tu amerai. Diciamo amen a questo amore, che diventi una sola carne con noi e sazi veramente la nostra vita. Facciamo Pasqua con Lui, perché di fronte a ogni situazione, la più terribile, possa risuonare in noi questo annuncio: è vicina la Pasqua. Questo non è per la morte, ma per la vita. Questo non è per la tua distruzione, ma per il passaggio alla vita vera.